Salve ragazzi, quest'oggi vorrei recensirvi il Dylan Dog numero 371, arriva il Dampir. Come potete vedere dal titolo è un Dylan Dog speciale, visto che andrà a celebrare un crossover tra due personaggi importanti della Bonelli come Dylan Dog e Dampir, una storia che inizia appunto con questo numero 371, arriva il Dampir, e finirà poi con il 209, numero 209 di Dampir, l'indagatore dell'incubo, che uscirà il 4 agosto, quindi tra pochi giorni. Allora, qui la Bonelli ha voluto fare una cosa nuova, come abbiamo detto appunto, non era mai stato fatto un crossover così tra due personaggi importanti, come Dylan Dog e Dampir, due personaggi importanti dell'horror. Dylan Dog e Harlan Draka si incontreranno in questo Dylan Dog appunto. Allora, passiamo subito a parlare della copertina. La copertina è come al solito di Gigi Cavenago. La particolarità di questa copertina è che potete trovare in edicola appunto questo numero 371, in questa copertina che ho io con Dylan Dog in primo piano, e poi c'è l'altra copertina della stessa storia con Dampir in primo piano, che va appunto, le due copertine poi messe vicino fanno un'unica copertina, ma io ho preso soltanto questa. E quindi la copertina, la particolarità di Gigi Cavenago appunto, che gioca molto con i colori. Possiamo vedere tutti questi colori con Dylan Dog e Dampir in azione, dietro ci sono dei vampiri, colori molto ben visibili, questa scritta Dylan Dog in giallo che direi ci sta alla grande, con il giallo, il blu e il rosso presenti, una Londra caotica con Dylan Dog e Dampir in azione, quindi devo dire che qui Cavenago ha fatto veramente un buon lavoro ed è una copertina veramente bella e quindi da promuovere secondo me. Passiamo a parlare dei disegni. Invece di disegni abbiamo Daniele Bigliardo. Che dire Daniele Bigliardo? Ha fatto un lavoro davvero egregio, dei disegni bellissimi. Volevo appunto farvi vedere, senza spoilerare, la pagina 42, questa tavola bellissima. Davvero dei disegni veramente magistrali, anche la caratterizzazione dei personaggi, come questo personaggio. Devo dire che Daniele Bigliardo qui ha fatto veramente un ottimo lavoro, e che dire, disegni che condiscono bene la storia, e secondo me, diciamo che per la storia appunto, che questa è una storia iniziale, come detto, che non finisce in questa storia, diciamo che ci sta alla grande, perché è un numero, cioè, sono dei disegni adatti per questo numero. La storia abbiamo una coppia, Roberto Recchioni e Giulio Antonio Gualtieri, che si divertono qui a mischiare Dylan Dog e Dampir, fare questo cosiddetto crossover, e devo dire che gli è riuscito, perché comunque a giudicare appunto dalla storia che ho finito appena di leggere posso dire che è una buonissima storia. La storia inizia praticamente che Dylan Dog si ritrova in una discoteca e c'è una ragazza, appunto questa ragazza qui, Lagerta, questa ragazza con i tre biondi che lo abbordano. Allora praticamente Dylan si ritrova lì e praticamente subito nelle prime pagine troviamo appunto Harlan Draka e Dampir. Dylan Dog e Dampir non si conoscono e fanno la loro conoscenza appunto in questa discoteca. Poi la storia andrà a prendere una piega, come dire, abbastanza direi forse un po' scontata, perché ovviamente si parlerà di vampiri in questa storia. Scontata perché secondo me la storia qui può sembrare scontata, parlare di vampiri, ma però poi si sviluppa abbastanza bene, non è mai noiosa questa storia, non è mai noiosa e procede bene. Poi ci sono, senza spoilerare, inserimenti di personaggi che non uscivano appunto da parecchio, come, senza spoilerare, ma comunque uscirà John Ghost. Grucio fa la sua buona figura in questa storia, e devo dire che l'inizio di storia è abbastanza bello. Poi si vedono dei vampiri, dei mostri finalmente in Dylan Dog, ultimamente non si erano visti. Ovviamente uno pensa, vabbè, c'è Dampir, quindi sicuramente ci sono i vampiri, come detto, può sembrare una cosa scontata, ma devo dire che comunque Recchioni e Gualtieri qui non sono stati, come dire, la loro parte è stata fatta abbastanza bene, perché uno, come detto, può subito pensare scontato, ok, questo lo leggo a fare, invece no, qui la parte dei vampiri, Dylan Dog e Dampir la fanno, cioè alla fine c'è sempre un po' di ostilità tra di loro, no? Sono due personaggi, così non si conoscono, ma poi la storia a un certo punto prende una piega ben definita, Dit e Dampir, Harlan Draka, alla fine collaboreranno,
Devo dire che scorre molto bene questa storia, una storia certamente non da 5 stelle, quindi da voti, da pieni voti, ma una buona storia che scorre bene, l'ho letta nei miei soliti 40 minuti e devo dire che mi è piaciuta. Volevo aprire una parentesi su questa storia, appunto, perché molti hanno criticato questa scelta del crossover tra Dylan Dog e Dampir, ma secondo me è una cosa che può fare solo che bene alla Bonelli, perché sono due personaggi molto belli. Io personalmente non leggo sempre Dampir, ho letto giusto qualche numero, però sono ovviamente un aficionado di Dylan Dog, visto che ho letto e continuo a leggere da tanti anni Dylan. Però devo dire che Dee e Dampir si sposano bene. Poi ovviamente bisognerà aspettare la storia di Dampir 209, l'indagatore dell'incubo, che esce il 4 agosto per finire appunto questa storia. Però devo dire che questa prima storia, Dylan Dog numero 371, arriva il Dampir, mi ha soddisfatto. È una storia che scorre abbastanza bene. Qui, ovviamente, gli amanti dell'horror puro, dello splatter, diranno: vabbè, ma comunque Dylan non è più horror. Ma invece no, questa storia l'ho trovata abbastanza classica sui vampiri, diciamo. Sinceramente mi è piaciuta. E quindi devo dire che Recchioni e Gualtieri hanno fatto un ottimo lavoro, conditi dagli ottimi disegni di Daniele Bigliardo. Quindi, secondo me, qui è da promuovere questo Dylan Dog numero 371, arriva il Dampir. E ovviamente poi andremo a leggere, il 4 agosto uscirà Dampir 209, l'indicatore dell'incubo. Eccolo qui. Questo è un Dampir che andrò anche a leggere e recensire per chiudere il cerchio di questa storia, di come andrà a finire, perché alla fine, senza spoilerare, si vedrà che Dylan Dog e Dampir collaboreranno alla fine di questa storia e saranno nelle strade di Londra. Per cui lascia, come dire, la voglia di leggere anche il Dampir per vedere come va a finire la storia. Ovviamente questa era una cosa importante da fare e devo dire che Recchioni e Gualtieri l'hanno fatta abbastanza bene. Per cui ve lo consiglio questo Dylan Dog 371, arriva il Dampir. E ci vediamo alla prossima recensione, che poi è quella di Dampir 209, l'indicatore dell'incubo, che esce il 4 agosto. Grazie a tutti, alla prossima recensione.